Salve a tutti, sono Tibaldo e benvenuti su Another Brick Emo, un bellissimo gioco, fermo un attimo, in cui noi, dove siamo dei gestori di questa zona, di questo ettaro di terreno, e dovremmo costruire molte robine belle. Avremo un budget di 200.000 euro, siccome YouTube non ci ha portato i money che speravamo, abbiamo deciso di metterci nella ristorazione. Vabbè, io monetizzo a caso, no, in realtà non è vero, perché siamo poveri a schifo, abbiamo pochi iscritti e quindi fa veramente schifo. Ok, allora, pronti, iniziamo. Qua arrivano già 10.000 per non aver fatto niente. Li accettiamo. Se fossi così, non è vero, non ci hanno detto niente. Siamo meno 23 perché c'è sta tizia brutta e pipolosa. Allora, aspetta, allora, calma. Noi in questo gioco dobbiamo costruire il nostro negozio. Ci sono le strade, che sono strade normali, queste qua. Poi dei parcheggi per tutti, quelli che vengono a comprare da noi e per i dipendenti. Loading zone vuol dire che dove la zona di scarico. Staff only parking è dove arriva lo staff, quindi... Non mi morire già nel primo video, perché sennò già partiamo di merda. Scusate, family friendly, mi raccomando. Dove siamo arrivati? La zona di parcheggio. A parte è solo per lo staff e le persone che vanno nel nostro negozio non possono usarli. Garage pickup serve per tipo zona di scarico di rifiuti. E quindi così il nostro negozio, tra virgolette, sarà più pulito con dopo i janitor che dovremo comprare. Ok, direi di darci anche una bella mossa, perché i money non sono dei migliori. Quindi cominceremo con un negozietto plebeo. Lo chiameremo negozio di Paolo, vero? Lo chiameremo negozio di Paolo. E dopo faremo anche quello di Pedro, anche se sarebbe esatto, bello. Esatto, perché sennò partono gli omicidi. Allora, man mano sbloccheremo anche obiettivi. Man mano potremo ricercare cose nuove col passare dei giorni. E potremo fare, che ne so, cinema, ristoranti. Potremmo fare anche bagni pubblici, cioè, chi non vuole fare i bagni pubblici? Ragazzi, mettete like se volete, arriviamo, aspetta, non possiamo fare quelle robe di arrivare a like, perché... Arriviamo a 2 like. Bene! Due like, nuovo video, sì. E si va avanti. Esatto. Allora, incominciamo per il nostro negozio delle fondazioni, cioè dei muri... Fondamenta. Se no, non me lo lascia fare più grande, Puzzi. Puzza di step. Mettiamo più veloce, il gioco ci sta dicendo laggata del secolo. 3, 2, 1, sbloccati. Ok. E questa ciccia che sarà un builder, cioè che costruisce per noi. Builder. ci tirerà giù i soldi perché è un... È lurida, è una merda. Che sta... la terra costa molto. Non far niente. Esatto, come il nostro bel amico, il compagno di scuola, che pensa di prendere bastoncini per guadagnare 10 euro a bastoncino. Cioè, tipo, va là, tipo, monetina, e lui ti dà i soldi. Aspetta che muoio. Mettiamo anche un... Devo seguire il tutorial. Questo tutorial! Il tutorial? Era meglio che non lo mettevo, il tutorial, Ma perché? Ah, c'era anche l'opzione di toglierlo? No. Ah. Cioè, se hai i soldi infiniti, sì. Allora, basta ste laggate! Metteremo anche il link in descrizione di Another Brick and Mall per installarlo. Perché così, se volete provarlo anche voi, non penso che faremo tanti episodi, perché vabbè, è una cosa molto seria. È una miniserie, dopo faremo serie su più grandi anche, magari, se volete. Che so, Minecraft, un altro The mondo. Forest, che so, quello che vuoi. Sì, anche... School Academy, se vi piacciono anche giochini così, insomma, di questo tipo. Sono come dei, come si può dire? Minigame. Giochi in flash molto semplici. Easy busy, anche perché abbiamo poco tempo, che il tempo scorre, mannaggia. Tempo scorre per la vita. Mannaggia Crono. Mi fa più, ok. Ma perché ci si bugga il computer? Mi fa più. Dì al tuo computer di placarsi. Ok. Placati! Non si deve, no, si deve placare. Beh, tranquilli. Non è normale. Prega per Gesù Cristo. Prega. E anche per Buddha, anche per... Perché? Anche per Allah, tutti quanti, gli dèi. Un attimo solo, dove eravamo rimasti? Ah, e adesso stiamo costruendo questa piccola catapecchia. Ovviamente pavimento plebeo, pareti plebee. E praticamente noi dovremo anche segnare gli orari di lavoro, un po' tutto. Lui dovevamo gestire tutto. Sì. Ho giocato un po' di più. Esatto, perché io non me ne intendo molto di giochi in flash. Ha quasi finito. Ecco qua. Adesso dobbiamo fare su build, così. Objects. È una double door che servirà per i clienti
è una starter per lo staff, appunto. Esatto. Poi bisognerà dei muri per delimitare le zone. E poi bisognerà mettere qua objects e un'altra staff door. Perfetto. Così. Poi assegniamo e dobbiamo assegnare uno storage, cioè un magazzino, e uno store. Cosa cambia dallo store allo storage? Allora, lo store è dove si vende, dove verranno messi i prodotti. Negozio. Su dei normale, sì, dei negozi. Plebeo. E, verranno venduti i prodotti. Invece nello storage, non morirmi per favore, e invece muoio. Nello storage verranno messi delle scorte, appunto, per venderle appunto allo store. E per collegare lo storage dallo store, dovremmo assegnarli appunto uno dall'altro, come se fossero dei piccioncini da assegnare, come se fossero dei plebei del Medioevo che assegniamo ai matrimoni, no? Sì, Però dovremmo anche assegnare un orario, mi raccomando, perché se mettiamo un 24 ore su 24, magari, che ne so, i cassieri lavorano un'ora perché sono dei pigroni del sì, cavolo. Del Kaiser. Esatto. Scusa, il nostro compagno di scuola. Allora possiamo andare là, si prenderanno la roba e lui di cleptomani del cavolo. Nel mentre io ho fatto delle shelf, le ho trovate qua su Build Objects, shelf queste qua che potranno contenere molte cose come volete. Poi ho messo delle food shelf, scusate food. Il termine food. Food. è il cibo e non è il legno. E ci potranno contenere, non morirmi, delle più cose appunto del cibo. Poi come fate per ordinare e mettere le cose? Tasto destro su select, cioè andate su select col sinistro e poi schiacciate. Poi ho messo delle casse che si chiamano, adesso non mi viene il termine, casse, checkout counter, checkout counter, eccole qua, che costano 1000 anche, Money, governo ladro, se non ci fossero domani, non mi fa mettere un'altra, andiamo su select, tasto destro su le shelf, le food shelf, e possiamo mettere molte cose come vedete, noi andremo sul car tools. Non so cosa sono, però vanno cose bene. Per l'auto, insomma. Dei sì, giochi, no. Poi esatto. Un po' a caso. Dopo a potete caso. Fare dei negozi, appunto, vieni, con ogni cosa, con tutto, dei supermercati, tipo dei negozi che hanno dentro tutto quello che volete e così, ecco. Che potete prendere anche più soldi. Poi, adesso, loading zone, bisogna andare su Build. Scusate, non mi morire anche tu, perché se moriamo tutti e due la stazione parte e va loading zone e bisogna costruire. Si va alla Y. Allora intanto ci mandano alla Y con YouTube, magari intanto, magari al massimo ci mandano a Monte Cristo massimo. Abbiamo ricercato anche questo. Anzi, e ne facciamo partire un altro tipo tools. Sono obiettivi questo. Che ci danno, che se li completiamo in base ai giorni e ai punteggi. Ogni ai punteggi e ai soldi ci sbloccheranno e potremo fare cose nuove, appunto. Magari off camera manderemo avanti questi punti, così potremo far vedere qualcosa di nuovo. Ora stiamo facendo un negozio plebeo, ma poi quando avremo i big money andiamo. Cosa faccio? Chiudi. Scusate. Man mano che si sposta questa levetta, come vedete, si possono cambiare gli orari dei nostri dipendenti. In base agli orari, il rosso è dove è chiuso il negozio, il verde è dove è aperto. Adesso bisogna fare dei clear stock, che sono dei soldi. Dei soldi. Non dei soldi, dei tizi che portano la roba. Mi sono arrivati dei soldi. Ok, sono arrivando i primissimi. Sono felice. Dei primissimi carichi. Chiaramente più sarà grande la zona di scarico, più le scatole arriveranno, non quelle che si romperanno, speriamo. E piccola parentesi sugli oggetti da poter vendere, ci saranno anche oggetti illegali come alcol o cose, ma che mi pare che in futuro si potranno sbloccare, credo. Alcol? Sì, mi ricordo che c'erano anche cose tipo anche trocche. No. Sì, che c'erano. E poi però sono illegali. Speriamo. E potrebbero succedere cose molto brutte. Speriamo no. Cosa sta succedendo? Sai che l'audio potrebbe anche non esserci e potremmo stare parlando per dei piccoli pezzini. Siamo fortunati. Allora, io vi lascio in compagnia del nostro. Io chiudo. No, metti pausa un attimo.
Bene, io vi lascio un attimo in compagnia del nostro amico, che deve ancora trovare un nome, mi raccomando, perché il nome si trova dopo i video. Mi raccomando. Allora, io vi lascerò il link, il nome del vostro, di questo youtuber, che come, anche lui come me ha iniziato non da pochi, appena iniziato, lo troverete a parte da pochi giorni. E passate anche dal suo canale, perché ci saranno anche video in cooperazione con me, o anche video in singolo al player, e supportatelo, anche perché è molto difficile fare questo passo iniziale. Quindi conto su di voi, quindi ci vediamo nel prossimo video, quindi ciao ciao! Ma prima che se ne vada via, dobbiamo fare l'ultima cosa. Io ero fuori dalla porta, Ne stavo andando lui. Bello, bello felice, stoppiamo il tempo. Siamo già al quarto giorno e non è venuto neanche uno. Stranamente. Mi raccomando. Però comunque, al prossimo episodio, noi vi lasciamo qua. Continueremo, lo spandiremo. È vero, dobbiamo farvi vedere... Vedete, attenzione, problemi mentali, perché è il nostro amico. Sta aggiornando World of Tanks. Vabbè. Serie nuove, no spoiler. Serie. Un attimo. Vabbè, tanto ce l'ho. E facciamo vedere. No, perché ho già fatto i video singoli. Vabbè. Adesso un attimo. Sì. Stai qua, una fermo immobile. Io mi sto muovendo. Facciamo stai immobile. Adesso no, usciamo. Salva automaticamente. Ah, salva automaticamente? Come lo chiamiamo il nostro? Come lo chiamiamo il nostro mondo? Come lo chiamiamo? Adesso come lo chiamiamo? Lo chiamiamo il negozio di Pablo clandestino. Chiaramente clandestino, perché. Aspetta. No, metto l'apostrofo. No. Aspetta! Non c'è l'apostrofo in questo gioco di. Del di plebeglie, ecco. Non si può, Pablo. Pablo. Il di Pablo. Stanno arrivando i primi clienti? No. No, stanno però scaricando già la roba. E mi raccomando. 3, 2, 1 dovrebbero arrivare. Però poco farebbero i money. Però noi vi lasciamo in sospeso. siamo cattivi. Non uscire dal gioco, perché sennò la finestra si sminchia, Sì. E dopo noi andiamo su LOD e andiamo su negozio save. Autosav, questo qua. In teoria è questo. 3, 2, 1. Ci sono tanti mondi anche in pro. Non è vero, non è questo. Bene! Bello! Quindi non è autosav. Questo era quello all'indietro, mi pare. Questo è ancora con niente. Questo... Tagliamo questa parte, ti prego. E qua abbiamo... magari, ecco, forse questo. Dei 92, questo? No. No, dei 0092, perché stress test era quello già aggiunto. Quindi questo? Sì. Ok, qua vi facciamo vedere il nostro piccolo lavoro. Non è vero, invece manca ancora una parte. Dov'è andato? Magari l'ho fatto. Negozio Pablo, forse. Ah, che l'ha visto? No, non era questo. Ragazzi, sono problemi col salvataggio, mi raccomando. Si è crashato, grande. Chiusura col crash è perfetta. E chiusura col crash è perfetta. Quindi con questo bellissimo freeze del gioco, mi spiace, dovremmo lasciarci. Che bello. Grazie, Nadia Big in the Mall. Launch.x ha smesso di funzionare. Grande, non so se si vedrà. Però io adesso direi di concludere, anche per il nostro bellissimo amico. Io ho già concluso, ho fatto la chiusura. Hai fatto la chiusura, lurido. Però non se n'è andato, quindi esatto. È un lurido pezzente. Ecco, scusate. E quindi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.